Martina Guigi, il rientro in nazionale come è andato? Che emozione ti sei portata dietro? Ma sicuramente è sempre una grande emozione poter far parte della nazionale, insomma io sono stata qua tanti anni, quindi so cosa vuol dire poter giocare per la propria nazione, anche se piano piano gli anni passano, però è sempre una cosa che fa piacere poter vestire la maglia azzurra. Rientrata in nazionale, fra l'altro nell'anno che porta alla qualificazione olimpica, quindi un progetto molto particolare, che, come lo vedi? Sì, sicuramente sarà un anno molto impegnativo. Partecipare a un'Olimpiade è il sogno, credo, di ogni atleta, di ogni persona che sta dietro una società, di qualsiasi persona che abbia mai fatto sport. Quindi sappiamo che quest'anno è importantissimo, la qualificazione che avremo a gennaio sarà dura perché, insomma, essendo l'Europa un continente tanto ricco di squadre che sono molto forti rispetto ad altri continenti, sarà durissima a passare. Sappiamo che c'è anche un'altra chance a maggio, noi cercheremo di fare il possibile per qualificarci a gennaio, perché appunto il nostro goal è quello. Intanto inizia il Grand Prix, che è una manifestazione lunga, complicata, tu la conosci già, che cosa ti aspetti da questa prima tappa e poi da quelle successive? Sì, il Grand Prix è uno dei tornei più faticosi sia a livello fisico che a livello mentale, perché comunque è lungo, devi viaggiare tanto, ogni giorno hai una sfida nuova, quindi devi dimenticarti il risultato della prima gara e pensare subito a quella successiva. Sicuramente adesso abbiamo un gruppo molto interessante con delle giovani che potenzialmente a mio parere sono molto brave, sono tutte ragazze che hanno voglia di lavorare, che sono determinate, quindi per adesso l'ambiente è molto sereno. Si sta lavorando bene. È chiaro che per un progetto di crescita e di innesco di tante giovani ci vorrà un pochino più di tempo, però io sono fiduciosa che potremo fare dei belli risultati anche da subito, speriamo. Ecco, si comincia con Stati Uniti, Belgio e Turchia. Avete già idea di cosa andate ad affrontare? Abbiamo visto qualcosina di alcune amichevoli che ha fatto l'America, era contro la Cina, quindi le altre formazioni ancora non le abbiamo viste, vedremo sicuramente quelle che hanno fatto i giochi di Baku, avremo un'idea un po' più tecnica appunto con i video. Per adesso ci siamo concentrati sugli Stati Uniti e abbiamo visto diverse cose interessanti, speriamo di mettere a frutto soprattutto cose tattiche, cercando prima di tutto una buona battuta. Una stagione molto lunga che prima della qualificazione vede appunto adesso il Grand Prix e poi gli europei, come ci si gestisce per una stagione così lunga? È la cosa più difficile, io avendo già fatto tanti estati più o meno, comunque più sei grande più ti conosci sia a livello fisico che a livello mentale, quindi sai quando puoi spingere un po' di più, quando è meglio magari avere un pochino più riposo, devono essere molto bravi anche lo staff medico e tecnico e qui abbiamo veramente il meglio che si possa chiedere, quindi deve essere una gestione di squadra tutti insieme per riuscire a recuperare nei momenti di libertà, quindi fuori dalla palestra, e cercare di recuperare anche fisicamente e di esprimersi al meglio nei pochi momenti che anche durante il Grand Prix ci saranno per allenarsi, perché è sempre difficile allenarsi quando si devono giocare queste tante partite. Dalla nazionale al campionato, tu l'anno scorso sei rientrata da una stagione all'estero e hai fatto una stagione di alto livello con Novara. Il prossimo anno rientrano anche tante altre giocatrici, sarà un campionato ancora più duro. Sì, sicuramente il campionato italiano si sta riequilibrando molto rispetto a qualche anno fa e questo è un segnale molto positivo sia per l'economia del campionato sia per la visibilità del campionato italiano, che è sempre stato uno dei campionati più forti, più vertici. Quindi tantissimi rientri per l'anno prossimo, è l'anno preolimpico, quindi vuol dire che aumenterà la qualità di gioco di tante squadre e questo ci permetterà sia alla nostra nazionale ma anche alle altre nazionali di avere un livello tecnico più alto e di arrivare a un eventuale qualificazione o ai giochi olimpici stessi molto più preparati, perché appunto hai fatto un anno più intenso che ti dà molto più sicurezze anche tecniche per giocare bene.